Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 17esima puntata della serie tedesca Terzisti. Oggi siamo qui con un buon esame, ciao a tutti. Grego, ciao a tutti. Samuel, ciao a tutti. Marta, ciao a tutti. Allora ragazzi, quanti siamo? 3, 2, 5. Allora, stiamo seminando l'ultimo campo e l'ultimo campo perché Samuel ha appena finito di lavorare, ci hanno dato una mano un po' tutti, anche con i loro mezzi, quindi dobbiamo ringraziarli. Maledetto acceleratore a mano. Non usare l'acceleratore a mano, dai. È una merda. Come si mette? Non si mette. Simo! Oh, vedi Simo che entra. L'abbiamo nominato in chat, è entrato. E beh? Simo, stiamo registrando. Va bene, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buonasera. Per chi sta guardando questo video a mezzogiorno, buon appetito. Per chi non lo guarda a mezzogiorno ma lo guarda alle 4, buona merenda. Appetito. E per chi lo guarda quando vuole, buona visione. Daniele! Dove lo fa? Lo fa? Guarda che quando prendi 78-10 io non ti lascerò quietare un attimo. Sei concentrato, Agri? Non sapevo lo facessi, ora mi... Voi in quella vecchia mi continuavate a scavortare. A te Gali però, cala. No. Grego! Io sei fatto la E ho capito che sono venuto io, ma sei in mezzo alla strada. E cala. Oh. Cala. Ora me la sghigno io, guarda che... Oh. Ma perché metti il blocco differenziale dappertutto? Ma non ho messo niente. Ma ne stava due e tre pecciati. Non è possibile, cos'è un posto di blocco? Proprio. Beh Grego, io non ho partito da là. Dai. Tirate sul tempo piuttosto invece che rompermi a me. Ah, posso tirare verso il tempo? Io basta di blocco, sì, vai. Adesso passa Agri, mi si mette davanti e mi si blocca anche con lui. Mettiamolo sul ponte che magari cade giù. Prova. Vadi, intanto io raccolgo le uova. È già pensato il paletto. È con la simulatrice. È la miseria. Ok, basta. Che è? Tutto di colpo. Vale. Voglio vedere quanta luce fanno i fari. Bomba, va, basta. Non devi fare contro l'R. Ciao Grego. Ben, adesso non saremo prendendo a guardare il pezzo dell'oro. Io sì, lo sto ancora guardando. Oh, ma il mais a quant'è? Il mais è in discesa, anzi è anche in salita. Oh, vado su piano. Il più alto è 1961. 1900? Io mi prenoto per il mais. No, ora guarda che 1900 deve essere tipo basso. Quando arriverà l'offerta io mi prenoto. Ma non è tipo prenotare 4 mesi prima, Oh, è andato quasi tutto in rosso. Aspetta un attimo che devo vedere il silato. Fermati. Sono fermo, Agri. Per non vuoi 11.000 euro di lana. Sì. 11.000 euro di lana. 11.000 euro di lana. Ma se io dico... Dio, porca puttana. Den, ma se io dico Dio zuppa. Non lo so cosa succede. Dio scotta. Eri su Scotti, sì. Dio Scotti oltretutto è stato il primo in Italia a comprarsi l'R730 quando era uscito. Chi? Piccola parentesi, Scotti, quello del riso. Perché Scotti? Ah. È stato il primo in Italia a comprarsi il 730 quando è uscito. Per trasportare il riso. Infatti, ha tipo tutti... Vaffanculo! C'aveva le foto che c'aveva gli R380, gli R360 e R730, boh, non so. Non mi è cascato un lumiere sopra la scrivania. Mamma. Simo che ti cade il miele sulla tastina. Sicuro che non sia qualcos'altro. No. Chiama le armi. Non mangiano miele. Adesso ti arrivano le formiche sulla scrivania, stampa a vedere. Dan, mando avanti. No. Manda fino a domani, dai. Allora, sto pallet. Samuele, metti la nea qua. Quando? Aspetta, ma te lo dico io quando. Quando Daniele ha preparato le calate.
da sabato in poi peggiora. Guarda, a dire la verità, fino a stamattina erano attaccate tutte e 9. Oggi ne mancano l'appello 3. Sì, ma lì 12 nevica, è questo scritto. Vabbè, è meglio. Il 12 è? Lunedì. Martedì, mi pare. Allora, dovete passarmi i soldi, adesso vi dico quanti. Agri, passi tu, però. Agri e Grego, solo sì, uno. Sì, sì, sì. 5.000. Ah, 5.100. Okay. Insomma. Già prima mi hai spennato. Sono i miei soldi, cosa vuoi? Sono i miei, ho appena venduto. Dan, posso mandare avanti come soldi? Soldi. Ora sì, puoi mandare, sì. Aspetta un attimo, che devo guardare il coso che non ho più guardato, il sillato. Il sillato... Beh, 768, vai. Che io ho 50.000 litri di silato là da vendere ancora. C'è una bena della CSZ se vi interessa. Fermi tutti, devo fare l'acquisti, fermi tutti. Aspetta. Fermi tutti. Aspetta 5 secondi che passo davanti allo store. Eh no, prima porto lo prendo. Ah, ok. Fricco, ecco. Dobbiamo venire con due trattori perché devi fare più acquisti, no? A te mi contento da uno solo. Occolo, dando a te alla fine, ho detto non ti serve. Ma io mi domando una cosa, perché devono mettere un cancello per un parcheggio? Samu? Quanto mi fai a portare 20... 10... bovini dal punto di carico alla farm? Tanto. Alla loro stalla, diciamo. 10? Sarebbe la farm di Daniele. Oh, lo server è full. Come full? Adesso è full. Agri, metti in pausa. Metti in pausa. Chi è che l'ha sprecata prima la pausa? Io per Agri. Bravo Pirla. Per la sincro di Agri. No, l'ha sprecata per farmi sbattere un rimorso, ecco perché l'ha sprecata. Vabbè, dai. Allora, Lego. Animali, ecco. No, Samu. Un attimo. Sai che è meglio che ti muovi. Perché hai 5 chiude. E va. No, è 5 e mezza. Ma oggi è domenica, posso... chiude prima. Io non posso più mettere in pausa. Dopo una volta no. Sì, posso, vedi. Ma sì, adesso sì, ma le sincro dopo la prima volta. Ma tu dici, io devo pagare pure l'acquisto dell'animale oppure solo il trasporto? No, gli animali li pago io. Tu devi solo dirmi quando 2005. Vuoi portarmelo da A a B. E basta. Basta mettere in pausa. 2005. Ma fratello! Sì, mi costa 2000 lo carro, che cosa ci guadagnai? Sì, ma era una domanda, non è che era tipo come dire quanto mi fai parlare. Oh, muovetevi che dopo mando avanti il tempo. Ah, per me puoi mandarlo avanti. Mandalo alle 5. No, ne, no. Permettene. No, ne. No, ne. Vai, Samu, io devo comprare, devo fare acquisti con... quanti soldi ho? 82.000 euro ce la faccio a prendermi il caro miscelatore, sì. Ho voglia delle caramelle e latte menta. Ma come caramelle e latte menta? Cosa c'entra? Non mangiare, non mangiare. In teoria sono già tutti pronti, La te l'ha regolata, mangia. Che cosa sono pronti? Nasci, tamburini, e dove vuoi mangi? Lo so. Ma no, ci stavo la prima. Io mangio poco, Allora. E allora che cosa? Che stai mangiando? E beh, se poi viene notte finisce. Io mangio sempre, non è che mi porto, capito, le mangiare. Io mangerò 8 ore al giorno. Sì, ma mangia sempre, sempre affamato, Simo. Che sta a pensare? Poi quando vai io ci ho la sostanza, sa, che. Sa, basta! No. Mi facevo di quella pasta, no? Che fumate tiri! Tira le canne. Chi è questo? Euro 20, col Johnny. Sì, euro meno 10. Allora. 20 euro. Carri miscelatori che stanno su animali. Allora, mi serve la botte dell'acqua, me ne servirebbe un'altra. Per ora prendiamo solo il carro miscelatore. Chi è questo matto che passa a 50 all'ora? Io. Animali, amminali, ma non ce n'è uno da meno da prendere. Sì, questo picon da 168, sì. Questo 121, sarebbe bello, ma non i soldi. Sarebbe bello perché con questo faccio tutto. Vendi Agri. Compriamo questo. Quanto ci resta? 41.000. Posso comprarne un altro uguale identico e mi restano 444. Aspetta che vendo. No, fermati Agri, fermati. La bozza dell'acqua ce l'hai.
No, me la devo prendere. Però aspetta, ti consiglio, prenditi quella che si mette, che si attacca al trattore direttamente, la Universal Transport. Vai Agri. Sì, e poi Daniele mi fa la pernacchia perché l'ha già fatta lui sta cavolata. Oh, Dan, sì. vedo. Se vuoi te la do, Dan. Ma vendo, cosa mi dai? Euro. Per vedere se funziona. A parte che io dovrò usarla veramente poco, però per quel momento. Ma tutti qua, chi ne ho? 25, ma io me ne faccio poco, 25.000. Non me ne serve da così tanto, mi serve da poco. E ti do la mia sollevamento, Dan. Ma come me ne faccio se poi va piano? Ma no, ma va piano all'inizio, Dopo, quando prendi velocità, vai con piacere. Sì, immagino. Dan, non ne voglio. Io avevo un sacco. Cosa? Dan, posso vendere il carro? Aspetta che devo mettere i soldi via. Infatti per questo ti domandavo. Vai. Fatto. 4.000. Ah, Samu? Sì. Sì. E no, io passo a Dan. Ah, oh, bene, grazie. Agri, dagli tu. Grazie. Ma dai, poco mi porti a casa qui? Perché non posso... Secondo me, Erpiglia, ecco. Eccolo là, infatti. Pigliatello. 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 Bisogna sempre andare sul grosso, no? Non è che da 25 kg grosso, no? Sì, infatti. Andare sempre a migliorare. Vendi quel che gli scatò, cioè... infatti, perché non hai preso il Tigo? Ma che poi? Che è il Tigo? È l'Eli. Mamma mia, dammi tutti i soldi. dammeli tutti i soldi. Chi è che non sa cosa fare? Io. Di 7 botte ovini. Cosa? No, ovini sono. Prenditi 7 per portare la botte dal bovino. Le piace, Dan? No. Sì, sì. Posso staccare la zavorra al D7? Sì, certo, la metti là davanti alla botte del gasolio. Sì. Dan? Non possono mangiare un trattore da usare proprio gli alimi, tipo, cioè, quelli che non sono di nessuno. Avevamo già fatto sta cosa, ma poi era un casino, quindi no. Ok. Samu! Oh. Mi faccio un trasporto io. Cosa? Mi faccio un trasporto per conto mio. Senza pagarti a te. Va bene? Vabbè. No! Un momento mi capottavo. No, mi faccio un trasporto abbastanza illegale, cioè mi rompo il carro miscelatore, va, almeno va, poi va, non devo chiudere il prato. Vabbè. Ma fa solo il 50 al T7. Sì. Quanto volevi che facesse? Ma dove sei già? Daniele. Il mio faceva il 59. Ma la T è da 20 a 10. Ah, per questo è 220, giusto. Daniele ha già cominciato a trebbiare. Prova, che ci sta da fa? No. Non ci sta cresciuto niente. Ma come no? Ma come no? Dio santissimo, andate a vedere il 37. È vero. Che è successo? Il 69, il 62. Aiuto! Il 75. Grego? Oi. Aiuto? E dove sei? Fuori dallo store. Successo. Non lo so, mi sono capottato, stavo andando da dentro, non lo so. Anche il campo 61, 62, 59 sono pronti, Ma ecco, io non... che posso fare? Non posso vuoi che ti... Vieni, vuoi... io voglio iniziare dalla 36. Oh, vuoi che ti mando un Dai. Po' avanti? Scangia la volta, credo che te sempre esci dopo. Daniele. Non gliela fai, Che cazzo fa questo? Daniele. Okay. Aspetta. Devo arpia più velocità. Ma perché questi 7.700 e questo 12.5? Grazie. Uè! Un admin che mi fa un piavore. Io. Mi noleggia il caricatore da 7.500 della John Deere, uno dei due. Guarda, ne la fai proprio stati. È l'ultimo dell'ultimo. 7.700 John Deere Front Loader. L'ultimo o l'ultimo? L'ultimo. Sì, quello allora. Siamo qui. Non ce la fai tanto di No, non riesco, sta fermo, devo fare quelle cose, sennò mi annoio. Ma tu vogli con Lucas che non dirà niente a attaccarci un carro che pesa così tanto, che Daniele te lo rende? Ma come 4.000 euro di roba? Eh? 4.000 euro di staff. Ma è la norma? Le foglie magiche. Allora. Com'è che si mette per la folle? Oh,
Controllo. Le forche. La folle. La folle. È la O e basta, mi sa. Ho accentata. Allora, mettiamo. Quando costa una pressa? Cioè, non detta qualcosa? La pressa. No, non gli va bene. Dai, che io pensavo di risparmiare. Prendere questo, non si può. Ok, puoi darlo indietro, ti ringrazio. Ok. Devo proprio prendermi quello da tanto. 12.000 euro di caricatore. Mi girano le scatole in una maniera che non avete presente. Prendere 12.000 euro per un caricatore, quando quelli originali ne costano uno 5.000, l'altro 8.000. Solo perché c'è disegnato sopra il cervo del John Deere 12.000 euro. Dan, ma se fai una cosa intelligente. E che cosa intelligente? Te lo compro io e te lo faccio pagare meno. E? Su. Te lo compro io e te lo faccio pagare come volenti. E ormai è tardi. Scusa Dan, la botte dove? Dalla farm di Daniele praticamente. Daniele. La riempi e ti dai già da bere. Dov'è che si riempie? Nell'acqua, nel fiume? Sì, penso di sì. Okay, cioè, per poco non mi posso cioè mi posso comprare, ma poi. Ma veramente altri 6.000 euro di pala, vabbè. What? Dan, vuoi che faccio quello che ti ho detto io? Cioè che me lo paghi te? Te la compro io, magari te la faccio pagare come gioco. Ma va, no, 6.000! 6.250! Ma no, veramente, io ho speso il doppio di quello che dovevo spendere io, vabbè. Daniele, Beta Sport sono 3.500. Gorbu solo? Sì. Dite che il 79-30 si impenna sotto la penna da 3 milioni di litri. Ah, oh, non me la ricarica la pello fiume. Devi andare in retromarcia. La domanda, dove vai? Ah, il campo 33. C'è una specie di discesa, diciamo. Ma andava. Devi andare dentro la farm di Daniel dove c'è il silo. Una volta che sei là me lo dici. Ah, Agri, stacca il carro che ci metto sotto l'otto e vendi. E tu non gliela fai quello che c'è. Ma tanto finché va. Ma stacca lo carro, scorda a me. Ascolta a lui. Quanto scommetti che riesco a far andare lo stesso? Quando scommetti che ti rippo le palle? Daniele, oggi è martedì, un mercoledì. Ma scusa, se martedì. Tu prendi martedì. Prendi l'auto caricante. Che campo? C'è la paglia? Daniele. Sì, su tutti c'ho la paglia. Yeah, bevo allora. Che bello. Io sono là alla farm di Daniele. Però ragazzi, vedete che è un pochino più bello, diciamo, John Deere. Ho speso qualche soldo in più per metterci il caricatore, questa protezione davanti, però è più bello. Sono contento dell'acquisto che ho fatto. Ho speso tanto. Ah, l'ho vista la rampetta, è quella lì fianco alla fabbrica di semi, tipo. Sì, devi andare giù lì forse. È quella fianco alla fabbrica di bambù. La Campra. Sì, proprio la Campra. La Gorba. Questa in teoria è la mia trincea, dovrebbe esserci 50.000 e qualcosa litri. E qualcosa sono tipo 20 litri perché Simo è stato tirchio e non me l'ha fatto di più. Daniele, sono 800 euro a carro per la paglia. Arco dinna. Io te la riempio la botte. Arco dinna. Anzi, sono 1000 euro a carro per la paglia. No, 800. 600. Ci vogliono fatte le soldi con la paglia, andate con le palle. Io te la riempio, dai, la botte. La botte sta al 100%. Oh, ma che è che è andata giù a tu? Che è la paglia? Ma com'è che ho meno 548 euro? Sarà l'acqua. Io anche. Come, ha fatto pagare l'acqua? Uffa, adesso devo spendere altri soldi. Samu, no. Spendi. Gentilmente, un admin, tolga, rimetti i conti separati. Lo faccio io. Grazie. Tanto l'abbiamo sempre fatto su tutte le altre serie, quindi non è una grande... Come si dice? Fatto. Scoperta. No, un grande... Qualcosa che non si dovrebbero fare. Una grande... Reato. Sì, vabbè, una roba di genere. No, se ora quel coso lì mi rimane lì 5.000 litri di silato, mi arrabbio veramente, perché... Già ne ho fatto poco. Stavo, ma mi sa che me ne serve ancora, Perché? È di insilato. C'ho il mio! Perché ci ho riempito solo un carro miscelatore.
Allora, non è che usare un 250 cavalli sotto la benna proprio. È che sotto il T7 non ce la voglio mettere, che con le marce è un casino. È urgente dando? No, ce l'ho ancora. Puoi farmelo anche tra, penso, 2-3 settimane. Finita la stagione dei trasporti, comincio a fienare. Tra 2 settimane, tranquillo. Vabbè, io l'acqua è qui in farm di Daniele, poi ci pensi tu a scaricarla. Va bene, grazie, buon appetito, ciao. Perché? Farmi. Ah, pensavo che dicevi va bene perché devi andare. No, io te l'ho messa qui, non so poi cosa vuoi farne. Sì, tu. Sì, va bene, gli hai data da bene. No, non so neanche dove sia. Daniele, per i trasporti sono 3.000. T'ho appena passato 3.5. A posto. Adesso. Va... Non ci voglio credere. No, 16.000, dai, l'ho venduta 13.000 un minuto fa, ma non è possibile. Ma vedete quando vi dico che io sono perseguitato. Vendo una cosa, va in offerta, ora me la pagano 3.000 euro in più ogni 1.000 litri. Magari ho comprato le CSZ e sono anche in sconto. C'è la benna multiuso in sconto. Porca puttana. Io non dico più niente perché sbaglio. Daniele, Dan si è scomunicato tra poco. Cioè, ho venduto la lana e un minuto dopo me l'hanno pagata 3.000 euro in più. Ho comprato la benna e adesso ho scoperto che era in sconto. Poi del 15% oltretutto. Daniele, che campo voglio fare adesso? 75. Magari adesso vengo anche a sapere che compro gli animali e un minuto dopo, non so, mi compaiono da nulla, non fanno so se per gli animali. Daniele è sempre a fomento. Boh, vabbè. Sì, facciamo. Comunque ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan. Buon esame. Daniele. Primo! Scusa. Manca me. Perché a me sinceramente è un periodo che tipo, no, quando arrivano i saluti, scusatemi, ho in mente, no, da Dan è tutto, ciao a tutti, e poi dopo, no, cioè mi viene da dire tipo Simo, al posto di dire un buon esame, no. Lo cazzo vai, Agri? Va bene, da Dan rifacciamo buon esame. Simone, Greco, Emanuele, è tutto, ciao a tutti. Ciao a tutti. Oh,